Renzi, tu che hai lo stesso cognome dell'allenatore, cosa ne pensi dell'intervista? Vabbè, Sono dichiarazioni importanti. però è tutto dettato dall'amarezza del Sì. momento, Per forse me sì. Per me è dovuto all'amarezza, anche perché non credo ci sia o no? Beh, il premeditazione. campionato comunque è ancora lungo, eh? Sì. La speranza è l'ultima a morire. Allora, Renzo, un tuo giudizio invece. Ma io direi una cosa seria. Io certe dichiarazioni lo paragono al secondo Mourinho. Però è già una bella pubblicità. Però voglio dire, io se fosse Mancini, il presidente del Cattolica e il direttore sportivo Cimprini, io certe dichiarazioni fatte in questo modo, io penso che la società d'oggi, Renzi, secondo me, dovrebbe essere esonerato. Cioè, tu non accetti queste No, dichiarazioni? io la società penso che nella lettera degli arbitri mi voglio anche un po' incazzare, l'ho fatto No. per 20 anni. Dentro le nostre lettere, quando mi arrivavano i referti, non c'è scritto nel referto fai perdere quello e fai perdere l'altro. Il campionato a Cattolica l'ha perso Renzi. Ma guarda, il campionato ancora non è È finito. lungo, però queste No. dichiarazioni mi fanno veramente incazzare, perché io certe dichiarazioni a me non mi vanno giù. Io questa sera, sentendo delle certe dichiarazioni dal presidente Mancini, che io stimo una persona di grande valore, e Semprini, due grandi personaggi che vivono nel mondo del calcio, certe dichiarazioni, io direi a Renzi stai a casa. Tutta la... Perché questo è contro il Cattolica. Io penso che la Federazione Italiana Giocacalcio di Bologna, senza certe dichiarazioni, veramente è una cosa vergognosa. Il campionato non le fa perdere gli arbitri, l'ha perso Renzi con certe formazioni, con formazioni E sbagliate. dai, con questo l'ha perso Renzi, il campionato ancora deve Ah, finire. ancora è lungo, È è chiaro, appunto. potrebbe, io lo vorrei vedere e sentire se alla fine il Cattolica vincesse il campionato. Vorrebbe dire cosa dire, ma dare di certi giudizi su certi arbitraggi è una cosa scandalosa. Veramente il calcio oggi purtroppo ci viviamo tutti, bisogna essere dei personaggi, bisogna soffrire, alla fine dei 90 minuti c'è il pro e il contro, però certe dichiarazioni fatte in questo modo da significare che veramente Renzi non ha neanche la personalità Va di dare un bene, microfono in mano. però. Io se fossi la società stasera Mancini e Semprini lo manderei a casa, perché il campionato tutto finora, giocando fino adesso, anche se il Misano ha parlato di un punto, la colpa non è degli arbitri, ma la colpa è di Renzi. Io questo lo volevo veramente dire, questa sera mi ha costretto a dirlo, con certe dichiarazioni. Beh, chiariamo una cosa importante però, il campionato è lungo, Il ci sono ancora molte campionato è partite, lungo il campionato lo può vincere ancora il Cattolica, c'è solo un punto di differenza, il Cattolica ha un buon organico, ma bisogna andare Io ho avanti presto con le detto che il cose. campionato è ancora lungo, però certe dichiarazioni che ancora c'è da giocare 8-9 partite è veramente vergognoso. Io questo lo vorrei dire a fine partita. Io penso che ho fatto l'arbitro per 20 anni, non arriva nel mio referto ma vince il Cattolica. A me mi arriva dentro Riccione Cattolica, Campo Sportivo Riccione, ore 14:30. Questo ecco, è il Ascolta, referto che mi arrivava a me. Ecco, non mi arrivava a dire a tavolino vince il Cattolica, ma stiamo scherzando. Queste sono cose veramente ridicole che certi personaggi che vivono nel mondo del calcio, queste cose non si devono dire. Renzi deve stare a casa. tu sei un ex arbitro, ti senti un No, pochettino questa preso in di giro. certa dichiarazione, e poi può darsi che sulla gara di ieri potrebbe avere anche ragione su certi problemi. Pure il campionato è lungo. Certe dichiarazioni veramente in queste televisioni, emittenti private, che il calcio, e poi potrei parlare di Serie A, di Serie B, ma parlare a livello di dilettantistico veramente è una cosa vergognosa. Io stasera Mancini e Semprini, veramente io lo manderei a casa. Certo, probabilmente non la mando a casa perché forse farà anche il dirigente. Vabbè, dai, comunque in ogni caso il campionato è lungo, non puoi Io cominciare questo, subito. io non voglio fare polemiche, il campionato è lungo, appunto che certe dichiarazioni non vanno fatte, perché ancora c'è da giocare 7-8 partite, potrebbe anche vincere, però certe dichiarazioni veramente fanno male al calcio, soprattutto anche alla società di Cattolica, perché la società di Cattolica non merita queste dichiarazioni, perché Cattolica è una squadra che ha fatto veramente campionati ben più alti. Va bene, adesso comunque, visto che abbiamo parlato di questa partita, arriveranno tantissimi Perché certi SMS. personaggi nel Sì, mondo del calcio ancora. rovinano anche la società di calcio. Va bene Renzo, allora regia, vediamoci quello che è successo invece tra Cattolica e Bagnacavallo, è finita 3-3, avete visto i calci di rigore che ci sono stati, allora se siamo pronti e abbiamo preso tutto a rallenti, ci vediamo queste situazioni e le commentiamo con gli ospiti in diretta per capire se il direttore di gara ha sbagliato oppure invece, come qualcuno dice, forse ha indovinato. Vediamoci intanto il primo calcio di rigore. Allora, questo è tanto il gol del vantaggio del Bagnacavallo, gol che apre le ostilità in questa partita. Vedete i giocatori di casa che corrono ad abbracciare tutta la panchina per questo gol sicuramente molto importante che ha aperto le ostilità in questo incontro. Adesso appena possiamo ci vediamo invece le cose più interessanti, parliamo dei calci di rigore e anche dell'espulsione che è stato un po' l'episodio chiave di questo incontro. Ora, intanto vediamoci questa azione, questo è il calcio di rigore.
Calcio di rigore concesso al Bagnacavallo e cartellino rosso con espulsione. Allora, io comincio dal nostro Casadei. Casadei, se te lo danno a te, ti arrabbi oppure puoi pensare che ci poteva stare il calcio di rigore? Sì, mi arrabbio perché secondo me il fallo è avvenuto fuori dall'area. Quindi ci può stare l'espulsione se era l'ultimo uomo, però il rigore, secondo me questo rigore è molto dubbio. E di chi è la colpa? Del Guardialini secondo te che non secondo ha sbagliato tutto? Secondo me il Guardialini doveva, se era veramente in linea, doveva avvertire l'arbitro con i suoi gesti convenzionali, perché il fallo inizia da fuori area. Prima. Poi dopo non si vede ancora se il giocatore era l'ultimo uomo, quindi fatica l'espulsione. Adesso appena la regia ci ricuce il tutto, perché ha fatto un po' di confusione, chiedo a Renzi intanto se hai intravisto qualcosa. Secondo me è venuto fuori area il fallo. Cioè il fallo c'è stato, ma nel rotolare, lui è rotolato dentro l'area, ci potevano stare. C'è stato un errore del segnalino, secondo me, perché l'arbitro magari fa fatica, è una prospettiva diversa, mentre invece il segnalino, essendo in linea con... Poteva vedere meglio. Allora, non diamo la colpa al direttore di gara, ma è il segnalino che potrebbe aver visto male. Renzo. Io sono d'accordo con gli ospiti, sia con Renzi sia con Casadei, che onestamente, vedi, io in questo caso do ragione al mister Renzi. Però le dichiarazioni è un fatto, e mentre il rigore è un altro. Qui, secondo me, il calcio del rigore allora, non c'era. Intanto ci rivediamo il tutto. Questo è un lungo rinvio da parte del portiere del Bagnacavallo, guarda dove arriva questo pallone, ecco. Poi c'è la rincorsa, vediamolo bene perché l'abbiamo rallentato. Allora, vediamo dove arriva il fallo. Sì, il fallo probabilmente... È fuori dell'area, non si discute. Per me lì ci poteva stare l'espulsione, ma non nel calcio di rigore. E qui Renzi ha ragione, però io... Non metto d'accordo l'espulsione e la dichiarazione. Vabbè, comunque, ci poteva stare l'espulsione, ma non il calcio di rigore. Non il calcio di rigore. Vabbè, siamo d'accordo sono tutto? D'accordo. Sì, d'accordo. Allora, qui l'arbitro ha toppato, più che altro ha toppato il segnalino. Ma il segnalino fino a un certo punto. Sì. Perché l'arbitro poteva essere anche più vicino, e sono che è difficile che un assistente va a dire a un arbitro se è rigore o no. Potrebbe dire se veramente l'attaccante porta via la palla con la mano, quello è il lavoro del segnalino, però volevo chiedere, l'azione era molto veloce, ci molto può veloce, stare, ecco, l'arbitro era vicino, però penso che la linea, anche il guardianino, anche l'assistente poteva fare un segno convenzionale, chiaro. Va bene, allora abbiamo qualcos'altro, abbiamo il calcio di rigore che sicuramente può aver deciso la partita, come l'ha decisa anche l'espulsione che avete visto per un fallo da ultimo uomo. Ora questo è il calcio di rigore che viene segnato dal Bagnacavallo, poi ci vediamo invece un fallo di mano dove i giocatori di casa si sono arrabbiati molto, fallo di mano da parte di un giocatore del Cattolica che ha fatto sì che l'arbitro concedesse l'ennesimo calcio di rigore in favore del Bagnacavallo. Però ne abbiamo uno anche di calcio di rigore per il Cattolica. Allora, se la regia ha la possibilità, se mi ha montato il tutto, dove me li ha messi, ci vediamo quello che riusciamo a vedere. Allora, dovremmo avere adesso il calcio di rigore concesso al Cattolica. Vediamo questa azione. Eccolo qua, sembra quasi una mischia in aria. Allora, qui c'è il calcio di rigore, anche qui consuete proteste, questa volta protestano i giocatori del Bagnacavallo, ma l'arbitro è deciso e concede il calcio di rigore. Adesso ci dobbiamo rivedere il tutto a ralenti. Allora, cominciamo con Casadei. Prima di vederci, ecco, ce lo vediamo subito a ralenti, così abbiamo le idee forse un po' più chiare. Allora, questo è il calcio di rigore che è stato invece concesso alla squadra del Cattolica. Allora, vedete che stanno dialogando i giocatori del Cattolica ed eccoci l'azione. È Liberti il giocatore che viene atterrato. Ecco, questo è quello che vi do io. Casadei, qui come siamo messi? Si vede, adesso da qui fa anche fatica perché sono coperti, però c'è la spallata del giocatore biancorossoli e qui ci può stare il calcio di rigore secondo me. Cioè è più o meno evidente dell'altro? Sì, sì. Meno evidente? O ci può stare?